Spesso mi scrivete, ma come faccio se non so l'inglese a vivere a New York, avrò problemi con la lingua e via dicendo. Voglio parlare di questo argomento. La prima cosa che vi dico è scordatevi che l'inglese sia un problema. Non lo è per niente. Prima di tutto perché probabilmente voi un po' di inglese lo sapete, lo avete ascoltato con il cinema, con le musiche, l'avete un po' studiacchiato a scuola, in qualche viaggio l'avete parlato, quindi non significa andare in una terra totalmente straniera, come dire vado in Cina, in Giappone, allora sì che la barriera diventa una barriera forte, linguistica, bella pesante. No, l'inglese è una lingua familiare per tutti, anche per quelli che pensano di non saperlo. Ma non è solo questo il punto, c'è un'altra cosa più importante ancora, che New York è una città dove si parla un inglese da strada, nessuno in realtà lo sa più di tanto bene, la maggior parte di coloro che stanno qui sono emigranti, quindi tendenzialmente si parla quello che si chiama broken English. Cosa vuol dire? Che non vi troverete in una situazione in cui vi sentirete a disagio se non conoscete l'inglese, perché considerate che qui a New York c'è gente che dopo anni non l'ha neanche mai imparato, quindi non è un problema l'inglese. Quello che voglio dire è che però nella vostra vita, nella vostra come nella mia, conoscere l'inglese sarà importante. È importante perché, non so, si ha la sensazione come è qualcosa che ti dia un'occasione di vita per fare qualcosa di grande nella tua vita, come se tutto crolla attorno, ma se so l'inglese mi salverò. Come mai? Perché in effetti è uno di quegli strumenti che è molto richiesto nel mondo del lavoro, direi quasi necessario. Quindi per molti di voi credo che New York possa diventare un'occasione per imparare l'inglese, anche se non riuscite a stabilizzarvi qua, non è detto che si voglia vivere qua, però poi tornate in Italia e bene o male riuscite a conoscere, insomma siete tornati in Italia con qualcosa di più ed importante. Ora, quanto tempo ci vuole imparare l'inglese? Io vi dico che in media per avere una conoscenza discreta dell'inglese ci vuole un annetto, 9 mesi, un annetto per sentirsi abbastanza confide, no? Sicuri in una conversazione. Chiaramente riguardo alla pronuncia, la pronuncia è un falso problema, ragazzi, non fatevi problemi se la vostra pronuncia si capisce che siete italiani, che non è perfetta, non fatevi problemi se fate qualche errore, qualche falso amico come si dice nella conversazione. Queste sono cose che verranno sempre durante una conversazione perché non è la vostra madrelingua. Ci sono persone che riescono, hanno il dono secondo me di poter imparare bene una pronuncia e tu non senti il loro accento, però secondo me o è un dono o è qualcosa che si acquisisce da piccoli. Io per esempio ho un accento italiano forte. Per un periodo di tempo ho cercato anche di mascherarlo, però alla fine ho detto ma che me ne frega, alla fine mi piace che si senta, così come ascolto i russi che parlano inglese e capisco che sono russi, francesi e via dicendo, è bello, la nostra cultura è bella non nasconderlo, quindi non vi preoccupate, non vi fate paranoia, il mio accento, la mia pronuncia, tanto in una città come New York, una città, anche la lingua è anarchica, ognuno pronuncia come vuoi. È importante però una cosa, ascoltare. L'ascolto è importante per il semplice motivo che quando ascolterete l'inglese, i film per esempio, se li capite, questo vuol dire che sarete veramente felici di voi stessi, sarà una grande emozione. Immaginate di ascoltare tutto un film americano in lingua originale e capire tutto, no? Che emozione che vi viene. Quindi sì, ascoltato molto, esercitate l'udito, perché anche guardate che ascoltare, capire già ciò che vi si viene detto è il primo e fondamentale passo per l'interazione, perché poi a parlare, a farsi capire, si ci fa capire, anche se lo si fa all'inizio in maniera scorretta. Quindi io consiglio di, per l'ascolto conviene parlare e dialogare il più possibile con americani. Quando si tratta però di esercitarsi, magari un americano si stanca a parlare con voi che non sapete parlare, mentre per esercitarsi può andare bene parlare con una persona col vostro stesso livello. Uno dice sì, però se parli con uno del tuo stesso livello poi non correggi gli errori, tu a lui a te, alla fine replicate tutti gli errori. È vero fino a un certo punto, però è anche vero che se parlate con uno dello stesso livello vi sentirete voi anche più sicuri e secondo me parlerete di più, parlerete con più convinzioni, vi eserciterete meglio. Se vi esercitate con una persona che sa troppo, sa benissimo l'inglese perché è un madrelingua americano, dopo un po' vi sentite un po' insicuri e timorosi. Quindi per l'ascolto va bene ascoltare gli americani. Per esercitarvi non fatevi problemi, parlate con chiunque, anche con persone che non lo sanno, va bene comunque. Mi vedete? Sì. Eccomi qua. Allora,
Continuiamo questo dialogo sull'inglese. Chiaramente l'inglese serve nella vita, serve per trovare lavoro, ma serve soprattutto, vi dico la sincerità, serve con sincerità, serve a sentirvi più sicuri nella vita. Io ricordo che ero adolescente, ho avuto sempre questa fissazione in testa, devo imparare l'inglese, poi ho imparato altre lingue prima dell'inglese. Però sì, adesso mi sento rilassato perché, caspita, finalmente so l'inglese, anche se non sono di quelli che lo sa alla perfezione, nel senso che non ho mai lavorato troppo sul perfezionamento dei piccoli particolari. Ma questo dipende anche perché New York è una città dove si parla molto un linguaggio da strada, e un linguaggio da strada non è, secondo me, molto adatto ad incanalarlo in regole grammaticali certe. Quindi un linguaggio da strada è per sua natura un linguaggio vivo, scorretto, che cambia molto, anche pieno di suggestioni, no? Via dicendo. Comunque, vi ripeto, a New York non avete problemi perché tutti si eserciteranno per parlare, via dicendo. Però conviene fare una scuola, secondo me. Conviene magari prendersi, se si può, un professore personale, perché quello, ovviamente, uno che pagate per un'ora per ascoltarvi e correggervi, vi dà la possibilità, secondo me, di accelerare più velocemente verso un raggiungimento del, diciamo, c'è un livello di inglese che bisogna raggiungere, che è quello dopo cui potete dire di sapere l'inglese. Non è il livello massimo, ma è dire quello in cui riuscite ad ascoltare, a capire il 70% di ciò che vi si dice, e che quando riuscite a comunicare il vostro punto di vista senza trovare delle grosse difficoltà. Quindi quando arrivate a quel livello, secondo me potete andarvene via tranquilli. Il problema è all'inizio, che non capite una parola di 10 che ve ne dicono, e che quando volete parlare iniziate a come si dice da me, a cagagliare, a confondere tutto, ad essere poco chiari, a frustrarvi. Raggiungete questo livello in cui capite quasi tutto, riuscite a esprimervi con sicurezza tutte le cose che volete dire, e potete andare tranquillo verso l'umanità, viaggiare e prendere qualsiasi lavoro. Poi vi dico la verità, se vivete a New York per un lungo periodo, non importa cosa succeda, comunque qualcosa le imparate comunque. Per esempio, tutti quelli che vivono, che lavorano nei ristoranti, in un modo o nell'altro, per dialogare con i clienti, l'inglese lo impara. Quindi l'inglese si impara, e quando l'avete imparato sarà una liberazione. Io parlo soprattutto a persone di 20 anni che magari si affacciano adesso al mondo del lavoro, ma parlo anche a gente come mia mamma, che ha 60 anni, quasi 70 di vita, no, non lo dico se non si arrabbia, sono 18 anni a mia mamma, come mia mamma, che praticamente magari a una certa età non lo sa l'inglese, ma visto che viene spesso a trovarmi, vuole chiaramente imparare qualche parolina e via dicendo. È una lingua aperta a tutti, una lingua difficile dal punto di vista della costruzione, perché è una lingua non latina, come lo è per esempio lo spagnolo o il francese o il portoghese, ha delle regole un po' diverse, però dopo tutto, se uno ci pensa, le regole dell'inglese sono molto semplici. La pronuncia è un po' più difficile per il semplice motivo che, tra virgolette, non si pronuncia come si scrive. Cioè, tra come si scrive e come si pronuncia non c'è quasi mai nessuna attinenza, nessuna regola fissa, quindi bisogna solamente farlo con l'esercitazione. Io spesso, no, quando vado anch'io, non mi ricordo mai se si dice, se scrive spinach, ma non ricordo se si dice spinach o spinach, perché potrebbero essere tutte e due le cose, e via dicendo con tante altre regole grammaticali. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Per sintetizzare, vi volevo dire, sintetizziamo tutto, non vi preoccupate, l'inglese lo sapete meglio di quello che pensate. Esercitatevi parlando con persone che parlano come voi e ascoltando chi ne sa meglio di voi. Se potete, prendetevi un professore privato o fate una scuola. Se non potete, non vi preoccupate, che comunque vi eserciterete in un modo o nell'altro. Imparate l'inglese e poi volerete nel mondo come farfalle. Ciao!